Bentornati a tutti gli amici di Tablet Mania. Oggi siamo qui con il Motorola Xoom e altri tablet Android 3.0 per un approfondimento su Nvidia Tegra Zone, lo store di giochi e contenuti multimediali ottimizzati per processori Tegra di Nvidia. Siamo qui con Luciano Ballerano che ci spiega appunto cos'è Tegra Zone e quali sono i suoi sviluppi futuri. Come detto giustamente, Tegra Zone è un repository di applicazioni che sono appositamente ottimizzate per sfruttare al massimo il processore dual core Tegra di Nvidia. Ci sono novità sugli ultimi videogiochi, possibilità di accedere a descrizioni dettagliate, filmati, making of, addirittura anche video, e la cosa interessante è che è in continuo sviluppo, quindi ci sono tutta una serie di applicazioni, per il momento videogiochi, tenendo presente che comunque è uno sviluppo continuo, quindi in futuro ci saranno anche non solo videogiochi ma altre applicazioni ottimizzate per il processore dual core Nvidia. Tenete presente che sono in arrivo numerosi altri giochi in questo mese o a brevissimo, che tra l'altro potremo vedere anche in anteprima proprio adesso su questi schermi. Sì, come già nello scorso video di presentazione abbiamo mostrato Riptide GP, oggi vi mostriamo altri giochi presenti sul Tegra Zone, ad esempio questo è Pinball HD, il classico gioco del Pinball sbarca sui tablet Android 3.0, la grafica, come potete constatare, è veramente bellissima, abbiamo animazioni, effetti, la biglia si muove all'interno del percorso con, come vedete, queste inquadrature 3D che cambiano in base alla posizione in cui siamo. Il gioco è fluidissimo, non vi sono alcun tipo di problema nella riproduzione, nel movimento della biglia e di tutte le transazioni animate che appunto sono il fulcro di questo videogioco molto divertente. Abbiamo anche altri giochi sugli altri tablet che abbiamo avuto modo di testare, ad esempio questo è Backbreaker, un gioco di football americano che ci consente appunto con un'ottima grafica tridimensionale di apprezzare tutte le qualità e la potenza del chipset di Tegra 2. Abbiamo disattivato l'audio per ovvi motivi, per non impazzire con tutti i giochi aperti. Come vedete non ci sono problemi nemmeno quando intervengono altri personaggi all'interno della scena. Questa è l'animazione ad esempio di Touchdown con il replay. Abbiamo anche Vendetta Online, questa è una demo che ci mostra appunto le qualità grafiche sul l'Asus iPad Transformer. Come vedete tutto è riprodotto perfettamente, la grafica di questo gioco è forse tra le più avanzate di quelli che vediamo in questo video, e appunto Vendetta Online. Su l'Optimus Pad di LG invece abbiamo Samurai Vengeance, scusate, e possiamo giocare con i soliti comandi a schermo grazie anche al supporto al multitouch, e quindi un'esperienza ludica davvero completa che si unisce a quella multimediale che abbiamo visto nello scorso video. Ecco qua, possiamo combattere e utilizzare diverse combo per uccidere i nostri avversari. Per questo approfondimento su Tegra Zone e i tablet Android 3.0 è tutto da Alessandro Lacroce per Tablet Mania. Ciao ciao!